partito questo sgombero. La Regione Lazio e il Comune di Roma, senza soluzioni degne, dovranno rispondere di questa azione, così come lo ha eseguito la Prefettura di Roma e la Questura. Non c'è dignità in queste azioni, anche se ti metti una divisa, queste azioni non ti danno nessuna dignità, la perdi nel momento stesso in cui commetti un atto di questa natura nei confronti di esseri umani che hanno bisogno di una casa. Avete fatto storie incredibili sulle navi che dovevano attraccare, alla fine quei migranti sono scesi. Ebbene, oggi un'altra nave doveva attraccare, altri 78 nuclei dovevano trovare una sistemazione e una soluzione. Avete preferito l'uso delle armi e l'uso della forza, avete preferito non aspettare, avete preferito non tenere conto che quel posto era del Comune di Roma, per cui era un posto pubblico e per cui non c'era nessuna fretta, non c'era nessuna ingiunzione, non c'era nessuna pressione da parte di una proprietà privata. Per cui tutte le scuse che avete usato sul decreto Bis, sul decreto Salvini, tutte le scuse che ha usato Minniti nelle sue leggi, non contano più niente, perché lo sgombero che avete fatto oggi non c'è nemmeno una riga dentro quei decreti. Per cui a voi non servono i decreti per fare gli infami, ci riuscite anche senza e ci riuscite molto bene. Ebbene, noi oggi saremo a Montecitorio a manifestare all'inizio del dibattito di conversione in legge del decreto Bis, e certo non ci arriveremo tranquilli, certo non ci arriveremo pronti a guardarvi in faccia come se non fosse niente accaduto, perché sarete le stesse persone, le stesse forze dell'ordine che oggi hanno sputato in faccia alla trattativa, che hanno sputato in faccia alla possibilità di dare una risposta seria. E certo che la Baldassarre non vi ha dato una mano, è certo che la Baldassarre non ha fatto lo sforzo che serviva, ma voi non vi guardate mai in faccia quando la politica si comporta in questo modo? Non siete mai in grado di capire che forse questi politicanti, ai quali ubbidite ciecamente sperando di fare carriera come ha fatto il signor Gabrielli, non se lo meritano proprio per niente di fare, di avere questa difesa, di avere le vostre divise al servizio? Queste domande non ve le fate mai, perché è troppo scomodo, perché hanno a che fare con la vostra coscienza, una coscienza che avete messo nel cassetto, una coscienza che vi consente di guardare in faccia bambini e bambine mentre li sgomberate. È una coscienza che non vale più niente, è una coscienza di cui non vi potete più servire, e anche se vi pentite non vi crederà nessuno, sarà un pentimento falso, finto, soltanto dettato dalla paura. E siccome forse noi non vi facciamo più tanta paura, voi ve ne approfittate, ma tornerà il giorno in cui riusciremo di nuovo a farvi un po' di paura, e allora ne riparleremo. Noi speriamo in questo, speriamo di essere capaci di ripartire da questa piazza gloriosa intitolata a un nostro compagno, Mario Salvi. Siamo in grado di dare un segno diverso a questa città, che questo sia l'ultimo sgombero al quale dobbiamo assistere in questo modo. Forse siamo un po' deboli, ma non è detto che saremo in grado di diventare un po' più seri e un po' più forti, e che quando diciamo con ogni mezzo necessario lo facciamo tutti e tutte, così come hanno fatto gli abitanti di via Cardinal Capranica. Loro sì che hanno fatto quello che c'era da fare con ogni mezzo necessario, usciranno a testa alta da quell'occupazione. Siamo pronti ad accoglierli e siamo pronti con loro a ripartire, a ricominciare, e lo faremo sempre dentro questo territorio. Troppi pozzi vuoti, troppi palazzi vuoti per non andare a prenderceli, e questa volta non ci faremo spaventare dal decreto Salvini. Questa volta, questa l'abbiamo detta prima là sotto, la ripetiamo ancora adesso, torneremo a vivere dentro un nostro posto dove le regole sono le nostre, fino a quando non ci verrete a trovare di nuovo. Buona giornata, uomini in divisa senza valore e senza coscienza.